L'ospedale di Sacca Lalina è a 160 km da Zangani, ci vanno più di 2 giorni per raggiungerlo. Ecco, attualmente questa suora infermiera che abbiamo, di fronte a certi casi, prende il telefono e telefona ai medici di Sacca Lalina, dell'ospedale, e dice: ci troviamo davanti a un caso così così, cosa mi consigliate? E allora di là i medici arrivano a dirle: darle già queste medicine che voi avete, poi per altre cose mandalo da noi, e quindi ci dice: mandalo qui a Sacca Lalina. Ecco, la formazione del personale, che è importantissima, è questo di avviare dei giovani allo studio e alla pratica della medicina. L'ospedale di Sacca Lalina ci ha fatto sapere che è possibile ricevere 1 o 2 giovani per far pratica nel laboratorio o così nel settore degli infermieri dell'ospedale. Dopo che un giovane ha fatto 1 anno di stage in quell'ambiente lì, impara tante cose e gli viene anche la voglia di approfondire le sue conoscenze, il suo studio e prepararsi alla professione. Per appoggiare a Sacca Lalina per noi è molto importante. Molte cose non riusciremo a fare se non avessimo la possibilità di comunicare con i medici di Sacca Lalina. Dall'ospedale di Sacca Lalina ci aiuta anche a trovare più facilmente i medicinali in Madagascar, perché l'ospedale riesce a entrare in contatto con dei distributori di medicinali con cui noi da Zangani non riusciamo a entrare in contatto. Quindi, guidati dall'ospedale di Sacca Lalina, riusciamo a trovare molti più medicinali sul porto in Madagascar che se non avessimo la guida di questi medici che sanno dove rivolgersi.